È stata sollevata con una interrogazione dal consigliere comunale Giovanni Panebianco la questione relativa alla qualità dei pasti somministrati nella refezione scolastica e al trattamento dei soggetti celiaci. Si chiedono chiarimenti su diversi aspetti. Allora, da diversi giorni ho avuto delle lamentele da parte di molti genitori di alunni, soprattutto del plesso Ortisi e quello di Via Europa che appartiene al plesso Luigi Capuana, in relazione alla qualità del cibo erogato fornito dalla ditta che si è aggiudicata il servizio ai bambini, in termini di durezza della carne e soprattutto dei panini praticamente, che sono forniti diciamo, quotidianamente. Mentre per quanto riguarda il plesso della Via Europa di Luigi Capuana ci sono dei bambini celiaci e a quanto pare la ditta non fornisce né il menù settimanale con l'indicazione degli allergeni che sono indispensabili per questi bambini per sapere se vi sono presenze nei prodotti diciamo, chiaramente di alimenti che possono influire su questo stato di salute e anche per quanto riguarda i pasti non vi è certezza che gli stessi siano prodotti in modo tale che non ci sia nessun problema per questi bambini. Ho scritto più volte sia all'assessore che al dirigente del settore per verificare questa situazione. E secondo me ho proposto attraverso l'interrogazione anche l'istituzione di un nucleo di valutazione che sia composto non solo da rappresentanti dell'ente comunale, ma anche dai rappresentanti dei genitori e delle istituzioni scolastiche e anche dell'ASPA, a mio modo di vedere, in modo che mensilmente si possa andare a accertare la qualità del cibo che viene dato ai bambini. Soprattutto ricordiamo che sono bambini di tenerissima età e quindi la qualità, ma anche la fattura del cibo è indispensabile perché venga data loro una corretta alimentazione.